quelle condizioni, secondo voi? Vogliono vivere così? Prima applaudito perché quella era brava gente, non avrei applaudito se facevano vedere le scene di quelli di rom, come diceva lui, che rubano e spaccano, quella è brava gente, ci sono quelli dai poveracci che scappano da un paese che c'è una dittatura che li costringe a scappare e allora non sanno dove andare. E questo dato è sbagliato che li mandino via, ma dovrebbero mandare via invece quelli che davvero fanno. Come ha detto lui, quelli quando ero piccolo stavo a Parigi, mi stavano aprendo, fortuna se ne sono accorti, se no a questo non potrei neanche essere qui. Quella è la brava gente, quindi entrando in una baraccopoli si scopre che ci sono anche delle brave persone, diceva lui. Qualcuno di voi pensa che loro vogliono vivere così? Che... Io non è che so poco, non ho mai avuto tanto con le rompe, io l'ho pure conosciuti stando in montagna, c'erano albanesi, romeni, anche quelli venivano da Afghanistan, ci hanno vissuto, loro la cosa che più importava era guadagnare più soldi possibile e tornare nel loro paese, quindi loro sono persone che stavano lavorando onestamente con un gruppo così per tornare nel loro paese. E poi sarebbe giusto fargli venire nelle nostre scuole, così impareremo a non avere tanti pregiudizi, se gli dà la possibilità, poi se sbagliano verranno puliti secondo la legge, quello che la legge è giusta, se la viene applicata quello è giusto. Perché poi il mondo del pregiudizio, e quindi legato alla non conoscenza, porta a far sì che ci sia una fetta di umanità che pensa che gli italiani siano tutti mafiosi, oppure che c'è un'altra fetta di umanità che pensa che voi ragazzi, voi, siate tutti violenti, bulli, sessisti, che passiate la vita solo a voler andare su YouTube facendo di tutto pur di stare per 5 nanosecondi o di più dentro uno schermo. Questa è l'idea che si ha di voi. Ci sono rapporti, ci sono ricerche, ci sono sondaggi, ci sono sensazioni. Quindi poi il mondo del pregiudizio è... una cosa che ti ingabbia, è come uscirne, cioè, non ti dicono un parlo all'altro di voi violenti, eh? Cioè, ultimamente voi siete solo questo, cioè, se c'è un ragazzo in difficoltà, gli fate le peggio torture e poi ve lo riprendete con il vostro bel telefonino, questo siete, secondo un mondo, sono pregiudizi. Però questo è sempre... Però i pregiudizi rimangono perché non fanno quasi mai vedere questi tipi di filmati, fanno sempre vedere articoli, filmati che fanno dire di furti, uccisioni, rapimenti, non parlano mai di delle vere condizioni. Perché? Forse perché voi la gente non sappia. Perché? Secondo voi? Visto che mi sembra che più di una persona abbia detto che i media... Perché mostrano solo un lato, il lato peggiore, secondo voi? Grazie ragazzi, un'altra puntata, un'altra chiacchierata su questo argomento avremo prestissimo. Grazie a tutti, noi ci vediamo domani con 1x1, grazie ai nostri compagni di viaggio.